In commissione di inchiesta sul sistema bancario stiamo sentendo da diverse settimane Banca d'Italia e Consob. Ora, sui documenti ufficiali che ci porta Banca d'Italia, qual è la posizione che viene ufficializzata? Banca d'Italia ha sempre fatto tutto quello che doveva e poteva fare. Banca d'Italia ha sempre regolarmente informato Consob dei risultati del proprio lavoro. Sono state le banche, dice Banca d'Italia, sono state le banche che sono finite in crisi a non ottemperare ai consigli, alle prescrizioni che puntualmente Banca d'Italia dava loro, non le poteva obbligare, dava delle indicazioni, sono state le banche cattive a non seguire queste indicazioni. Ma il punto più importante che viene confermato più volte da Banca d'Italia è che le condotte illecite, irregolari che le banche compivano erano note da 10 anni. È moltissimo tempo che Banca d'Italia sa perfettamente quali sono le gravi condotte irregolari che le banche private compiono. Ora, i vertici di Banca d'Italia sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Banca d'Italia riferisce costantemente con il Ministero delle Finanze. Quindi la politica doveva sapere, sapeva, doveva sapere perché ha aspettato 10 anni, perché non è intervenuta per prevenire queste problematiche e, peggio ancora, non ha dato alla magistratura gli strumenti necessari per contrastarli, perché tutti i procuratori ci hanno ribadito: noi non abbiamo strumenti a sufficienza, neanche minimamente sufficienti a fare efficacemente il nostro lavoro. Quindi la politica non ha nessuna scusa. Banca d'Italia ci dice queste cose, le sapevamo da molti anni. La politica doveva sapere, doveva intervenire, doveva dargli gli strumenti alla magistratura, non l'ha fatto.